nel momento in cui Gesù sale al cielo, assicura i suoi discepoli. Egli resterà con loro in modo più interiore e promette la presenza dello Spirito Santo che invierà nella Pentecoste. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quello che Gesù annunzia come una profezia, ora noi lo celebriamo come un dato di fede da oltre 2000 anni. La discesa dello Spirito Santo che conferma la Chiesa nella pienezza della verità che Gesù ha annunciato, cioè il Vangelo è compiuto. Perché la redenzione che Gesù ha operata è compiuta. Su quella parola Gesù ha messo il proprio sangue. In quella parola ha fissato ognuno di noi per un cammino di salvezza. Si è aperta la mente e il cuore dell'uomo perché è sceso lo Spirito Santo. Vedete come sono semplici queste cose, eppure per capirle abbiamo impiegato molto tempo. Gli apostoli stessi facevano fatica a staccarsi dalle tradizioni e perfino alcuni membri, dice l'autore degli Atti, che lasciarono Gerusalemme, andarono verso la Cilicia e i paesi lì, l'Antiochia, a imporre certe regole che appartenevano alla legge antica. Paolo e Barnaba, più preparati, più ispirati, contestarono. Dovettero andare a Gerusalemme da San Pietro e gli altri apostoli per avere una delucidazione, quindi una conclusione ferma. E loro risposero mandando anche altri fedeli ben preparati a spiegare che ormai l'Antico Testamento è chiuso, il tempo della profezia è terminata, è incominciata la pace di Cristo nel mondo e nella Chiesa. Allora bisogna camminare alla luce di questa verità con la tranquillità più assoluta. Bisogna capire che Gesù è a nostra disposizione. Non dobbiamo valicare le montagne, non dobbiamo superare le Alpi. Siamo qui con Gesù, Lui è presente, è Lui che opera, è lo Spirito Santo che illumina.
questa chiesa viva che cammina, ha un'immagine perfetta nel cielo, lo descrive l'Apostolo San Giovanni nell'Apocalisse. Dice che vide la Gerusalemme celeste, no? Le 12 porte, 12 basamenti, 12 archi sui 12 apostoli, e al centro c'è l'agnello. Non è un tempio, non è una chiesa, perché lì il tempio è l'agnello, è Gesù che rappresenta questo spazio spirituale, questo mondo che noi non vediamo. E tutti noi che camminiamo nella fede troveremo l'ingresso aperto, queste 12 porte aperte per entrare lì nel regno della luce. Gesù è venuto, ha compiuto tutta la sua opera, ora vuole che noi osserviamo le sue parole. Dice: chi osserva, chi mi ama osserva le mie parole, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi nel cuore nostro ci sarà l'amore di Dio, nella nostra anima ci sarà la grazia di Dio, e Gesù risplende dentro di noi. Qualche santo che ha avuto la grazia di vedere l'anima in grazia è quasi caduto in ginocchio, ce lo raccontano, che quelli che hanno fatto questa esperienza, perché l'anima nostra, quando vive in grazia di Dio, è così bella che è come un angelo, la bellezza di un angelo, la luminosità, e fonde un calore che è di Dio, perché Dio abita nell'anima. Se nel cielo l'agnello è tempio, nell'anima è la stessa cosa, sempre Gesù è. Quindi dobbiamo incominciare a riflettere e a meditare su questo dono grande che ci ha fatto il Signore, rivelandoci tutta la verità, tutta. Gesù ha detto: io sono venuto a compiere, a completare quello che già conoscevate, e a completare anche con la redenzione. Perché fino a che Gesù non è morto in croce, e purtroppo il cielo era chiuso, ora quelle porte si aprono, noi stessi diventiamo parte di quella città invisibile, la Gerusalemme celeste, siamo noi, ora è la Chiesa. In un istante, con la vostra memoria, camminate indietro e vedete tutto quello che è accaduto, in ordine alla fede con la rivelazione, in ordine alla salvezza con la redenzione. La vita dei santi è una conferma continua. Quando voi aprite il libro che parla di San Francesco, vi sentite arricchire l'anima, vi sentite una consolazione che proprio sta dentro, non è un fatto esteriore più, come l'Eucaristia che riceviamo. Il segno è lì nel pane, ma il Cristo che non vediamo è Lui che viene dentro, che viene ad abitare in questa nostra povertà, per renderci un pezzetto di paradiso sulla terra. Ricordate quella celebre piccola santa che bramava di ricevere Gesù Eucaristico, però non aveva i 12 anni che si richiedevano. Allora, no, tu devi aspettare 12 anni. Una volta andò in chiesa, finalmente Gesù vola dalle mani del sacerdote e va a posarsi sulla sua lingua. E in quella adorazione, in quel ringraziamento, lei muore. Muore proprio di consolazione, è la santa Imelda. Questi miracoli il Signore li compie per confermare la verità delle sue parole. Dice Gesù: io ve l'ho detto adesso, prima che queste cose avvengano, perché quando poi avverranno voi crediate. Ora sono avvenute e noi crediamo. La parola di Dio è confermata dalla sua grazia, e la bontà, la virtù che noi pratichiamo riceve il premio.
com'è bello pensare quello che il Signore ci ha preparato. C'è nella storia di San Benedetto che la sorella Santa Scolastica, San Benedetto che andava in cielo, e c'era un viale alberato con fiori, verde, profumi, gli angeli che cantavano, i martiri con le palme che accompagnavano l'ingresso di San Benedetto in paradiso. Bello, il Signore ci accoglie. Padre Pio descrive l'ingresso della Madonna in paradiso e immagina o vede, forse lui pure, tutta la festa del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che incontrano la Madre di Gesù, gli angeli che cantano musiche mai udite, tutta la luce, lo splendore della divinità avvolge l'anima di Maria, che va a prendere il suo posto di regina, regina del cielo e della terra. E oggi è il primo giorno del mese di maggio, perciò vi dico che la Chiesa ormai ha tutto quello che le serve per credere, amare e lodare Dio. Cercheremo proprio per questo ancora più, nel mese dedicato alla Madonna, di riflettere sui doni che il Signore ci ha dato, per non sciupare nulla, e ci affidiamo all'intercessione, alla mediazione, al soccorso, all'aiuto della Madonna in modo particolare, quando si pensa che la Madonna, che è la gloria degli angeli e dei santi, è vestita di lutto. Perché? È perché c'è questo lembo della sua veste che sta ancora qua, ma ci sta tutta Maria qua con noi e ci esorta, ci consiglia, ci parla continuamente, e non solo alla Chiesa ufficiale, oppure in certi momenti, in certi luoghi dove la Madonna si manifesta, ma come Gesù dentro ognuno di noi, Maria lavora, insegna e esprime tutto quello che Dio ha dato a lei per parteciparlo a noi. La Madonna vuole che noi, se siamo figli, dobbiamo godere ciò che gode la mamma. Le consolazioni che il Signore ha dato a lei, lei non le tiene egoisticamente per sé. Quanto prega la Madonna, tante volte è apparsa e l'ha detto, e lo stesso Padre Pio dice che ha visto la Madonna sorreggere, fermare il braccio di Dio alzato a punire l'umanità per i tanti peccati, per queste crudeltà, per questi delitti assurdi che si commettono dappertutto, e il vizio che adesso viene portato sull'altare, e Padre Pio dice alla Madonna: regge il braccio di Dio, ma chiedi a noi la preghiera e la riparazione. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, il santo che protegge. Oh caro San Giuseppe, sei il santo che protegge. I grandi suoi tesori affida a te il cielo. Maria, la Santa Vergine, a Dio consacrata, ti vede casto e pio, ti vuole suo custode. Non per avere figli Maria ti vuole a fianco, ma per ovviar la legge e dare al mondo il Cristo. Lei è la tua sposa, tu sei il suo sposo. Maternità legittima è quella di Maria. Tu custodisci lei e il suo gran segreto, e in più proteggerai la vita del suo figlio. È opera di Dio, il Padre e lo Spirito, il Verbo che si incarna nel seno di Maria. Tu cercherai a Betlem la povera capanna, poi curerai la fuga verso il lontano Egitto. 3 giorni nell'angoscia, insieme a lei lo cerchi, finché non lo ritrovi
nel tempio, fra i dottori. Lo vesti e lo nutri col pane del sudore e poi l'addestrerai all'umile mestiere. Con lui condividevi il tempo e la fatica, a lui aprivi il cuore, felice del suo affetto. Sarà la sua carezza e il bacio sul tuo viso il dono più prezioso che offre a te la vita. Dal cielo tu proteggi chiunque crede in lui. Proteggi tu la Chiesa, proteggi tutto il mondo.